I personaggi di cui stiamo parlando erano miei amici, erano gente con cui collaboravo. Parte da un ricordo personale di chi ha lavorato insieme a Giovanni Falcone e continua su un piano più ampio, come funziona la criminalità organizzata oggi. È il racconto di Gianni Pesce, già dirigente della Polizia di Stato, che mercoledì mattina ha parlato agli alunni e alle alunne dell'Istituto Caboto di Chiavari nell'incontro 30 anni della strage di Capaci, la mafia tra passato e presente. Pesce fu assegnato a lavorare nel gruppo di Falcone e conserva diversi ricordi del magistrato. Ed in particolare lui abitava in una casa che era un bunker di cemento sotto un palazzo, dove per entrare facevi un lungo tratto sempre di cemento, con telecamere, con cose eccetera, e non mi ricordo finestre. Poi lo trovavi in vestaglia con una vecchia poltrona. Parlando di Capaci, Pesce spiega che Falcone si aspettava un attentato. In quel caso però nessuno sapeva dello spostamento, a parte chi lavorava con lui. I nostri nemici più importanti non ce li abbiamo avuti davanti, ce li abbiamo avuti alle spalle, cioè quelli che facevano parte della istituzione che avrebbe dovuto proteggerci. Quasi tutti quelli che hanno fatto questa inchiesta sono morti ammazzati. In particolare in questa inchiesta sono morte 41 persone dalla parte dello Stato. Poi, su quella che è la situazione attuale della criminalità organizzata in Italia, ci ricorda quella che definisce una regola sempre valida. Nel momento in cui la mafia uccide, allora sta perdendo. Soprattutto se uccide personaggi dello Stato, come stava facendo allora, cioè alle spalle al muro, non c'è altra soluzione che la violenza estrema, che però è estremamente pericolosa. Perché poi dopo tutti puntano su quell'obiettivo, no? Quando la mafia non uccide più, ha vinto. O tu ti ricordi quando è stato l'ultimo omicidio di mafia?